Salve a tutti, eccoci qua. Allora, dunque, questa è la prima è il primo video della serie o rubrica Cose a caso. E oggi iniziamo con 10 giochi a caso della Play 2 che ho preso proprio a caso, come erano impilati, ho preso i primi 10, quindi non mi sono preparato a niente, semplicemente ho preso il malloppone. E ve li faccio vedere con giusto due parole per ognuno. Allora, il primo è questo qua. Questo penso che lo conoscete tutti. Il primo Dragon Ball Z per la Play 2. E io ci ho giocato quando avevo 10 anni più o meno. E quindi quella volta andava anche bene. Però, boh, a riguardarlo adesso, effettivamente, insomma, è un giochino. Povero Dragon Ball, povero povero. Il problema secondo me è che cioè, i giochi in 2D su Dragon Ball non funzionano neanche bene. L'unico fatto veramente veramente bene è Budokai 3, però quello perché è proprio fatto bene, se no Dragon Ball secondo me è un gioco da fare in 3D, per forza. Poi, Ratchet & Clank 3, ma anche questo lo conoscete tutti. Ottimo gioco d'azione, molto divertente, molto lungo, molto difficile. Chi la conosce sa di che cosa parlo. La fine è un qualcosa di atroce, cioè non puoi far finire un gioco in quel modo, perché no, non si può. Però tolto quello, è un ottimo titolo. Decisamente, decisamente buono e ne vale veramente tanto la pena. Se ce la fate, recuperatelo per chi non ce l'ha. Anche i primi due non sono male. Dopo, dal terzo in poi, cambia genere, quindi non ho neanche 2K6 NBA. Non sono un esperto di basket, però questo gioco l'ho preso era per provare. Molto bello anche questo, graficamente all'altezza. E poi c'era la modalità street basket, praticamente tu creavi il tuo personaggio e giravi per le varie città e le varie strade a fare match con gli altri. Poi alcuni, diciamo, diventavano tuoi amici, quindi nei 2 contro 2 o 3 contro 3 ti davano una mano. No, carino, carino. Io ripeto, non sono un esperto di basket, quindi non lo so valutare. Poi 2K6, quindi è anche un po' vecchiotto. Non lo so valutare per bene. Però divertente. Poi era davvero bella quella modalità 3 contro 3. E poi si poteva fare anche con però i giocatori quelli forti. Tipo erano in una palestra. No, davvero bello, davvero bello. Poi, aia. Brutto disgraziato. PES 2008. Allora, PES 2008 non è un brutto gioco. Non è un brutto gioco. Però io non me lo toglierò mai dalla testa nessuno. E cioè, da qui PES è qui che è partito il declino di PES. Io ora ho FIFA 13, su cui ci ho fatto il video, FIFA 12. Avevo dato anche delle chance a Pro 2011, però no, cioè da dopo il 2008 ha cominciato ad andare giù. C'era il campionato Master in questa edizione, noioso, brutto, casino. Il 5, per esempio, il 5, Pro Evolution Soccer 5, quello sì che è un gioco di calcio di quella volta. E nella Play 2 il più bello è il 5, c'è poco da fare, gli altri si avvicinano, cioè li assomigliano, però quello sì che era un gioco appassionante. Il 6 ancora ancora, c'era un mio amico e ci giocavamo, era simile al 5 solo con le squadre aggiornate e i giocatori aggiornati, però no, il 2008 è stata la catastrofe veramente. E mi dispiace perché Pro Evolution è una serie a cui ero molto appassionato, però così è.
Oh, questo è carino. Questo è carino, dai. Shadow the Hedgehog. Povero Shadow, anche lui meritava una chance, no? Gioco d'azione, sparatutto, sessioni di guida. È un po' un casino sto gioco. Comunque di stampo Sonic si vede parecchio, insomma. Anche i livelli, come sono fatti. Qualche elemento c'è. Due cose molto belle c'erano. Primo, che quando nel livello trovavi un alleato, che so, nel primo livello c'era Sonic che ti dava la mano. Se eri da solo, ok, lo controllava il computer. Ma se c'avevi un amico, lui poteva prendere il controllo del personaggio di supporto. Quello era molto molto divertente. Anche perché i personaggi di supporto erano fatti abbastanza bene. Grafica e movenze credo fossero presi da Sonic Heroes. Un po' migliorati magari, ma quindi già tutto dire. E poi vabbè, in cooperativa molti giochi, quasi tutti guadagnano in cooperativa. E seconda cosa carina, a parte il fatto che è il primo gioco solo su Shadow, che come personaggio secondo me merita tantissimo. Poi c'era questa cosa, diciamo, non proprio innovativa, però quantomeno nella serie di Sonic, che potevi scegliere missione buono, missione cattivo, missione per cazzi suoi, che faceva quello che gli pareva. E poi a seconda di quelle che si facevano, la storia cambiava e si giungeva a finali diversi. È anche molto difficile, però, perché c'erano spesso dei casini tecnici e tipo si cadeva nel nulla oppure. Vabbè, problemi di telecamera, insomma, il periodo in cui i giochi di Sonic erano belli ma confusionari al massimo. Altro Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 2. Oh, questo è un gioco di Dragon Ball, cioè si vola, si spara, si trasformano, oddio, anche in Budokai si trasformano durante i combattimenti. Però arrivava fino a Cell. Io non capisco i giochi di Dragon Ball che arrivano sempre fino a Cell. Perché? Un casino di personaggi. Poi mi piaceva più il 2 del 3. Perché non lo so. Il 2 mi sembrava fatto meglio. C'era meno gente, però i personaggi importanti ci sono tutti. Poi c'era la storia che i due personaggi avevano un livello, aumentavano. I combattimenti per la prima volta qua, perché nel Tenkaichi Budokai Tenkaichi 1 non c'erano i combattimenti in coppia, né tantomeno le trasformazioni durante il combattimento, che era una pecca gravissima di quel gioco. Quindi ci sono state molte novità, le fusioni, bello quando facevano, c'è anche, quando faceva la fusione due personaggi che avevi in squadra, e tutte altre cose carine, insomma, un bel gioco di Dragon Ball. Poi, Final Fantasy VII, Rise of Cerberus, ovvero la storia di Vincent, cioè non la storia, il proseguio della storia di Final Fantasy VII, vista dal punto di Vincent. Gioco di ruolo però fino a un certo punto, perché aveva una grossa influenza a platform e sparatutto, più sparatutto. Bello, poi fa piacere, insomma, rituffarsi nel mondo di Final Fantasy VII. Personaggi, tra l'altro, più o meno ci sono tutti, si vede. Giusto Cloud c'è di meno, però perché Cloud se lo spartisco, secondo me, perché è per quello. La più che c'è è Yuffie in questo gioco. Ed è carino perché Vincent e Yuffie nel gioco originale Final Fantasy VII erano i due personaggi facoltativi che non per forza si incontravano durante la storia, ma talmente tanto apprezzati dal pubblico che poi Vincent è diventato canonico e non più facoltativo. Ed è una scelta fatta per bene, secondo me. Oh, questo è perfetto. Metal Gear Solid 2 Substance.
Allora, Metal Gear Solid 2 criticato, se lo sono mangiato vivo, perché troppi filmati, troppo poco gioco, però è un bel gioco, il 2. Ora, non sarà come il primo o come il terzo, o come il quarto, così l'abbiamo detti tutti, però evidentemente c'era anche la necessità di fare così tanta storia a discapito del gioco, perché poi se c'è una cosa che Metal Gear Solid ha sempre avuto ottima e che ci ha sempre preso, almeno per quanto mi riguarda, ma credo questo valga per tutti o quasi, è appunto la narrazione, il come viene raccontato, perché sembra un film, è impostato a film Metal Gear Solid, ed è per questo che io l'ho sempre adorato. Substance aggiungeva, oltre al gioco originale, tantissime missioni del VR, il caro vecchio VR, quindi con la modalità arma, quella variety, e tanti personaggi c'erano. Ovviamente uno passava 4 quinti del tempo a giocare a questo, tutto con queste missioni, un po' perché per esempio io ci avevo già il gioco originale. Quindi a rifare la storia sì, l'ho rifatta, ma giusto tanto per. Poi c'erano le Snake Tales, però quelle, cioè, fatte una volta basta, perché dopo era sempre quella, quindi però ecco, la novità principale erano le missioni. Più di 350 VR missions e 150 alternative. Più tanti, erano otto i personaggi. È Metal Gear, non c'è altro da aggiungere, insomma. Basta il nome, basta il nome. E anche qui basterebbe il nome. Tekken Tag Tournament. Ora è uscito il 2, però onestamente non so se lo recupererò, perché Tekken col passare degli anni mi ha stufato. Ma quella volta ero appassionatissimo e questo è un gioco fatto veramente bene. Sarà che a me piacciono i giochi di combattimento in cui si combatte a coppie o comunque a squadre. Però univa tutti i personaggi di, dunque, 20 personaggi iniziali con altri 10 personaggi bonus, quindi 30 in tutto. Anzi, forse anche più di 30 perché dopo ce ne sono 2-3 segreti. Quindi dunque, un gioco che riunisce tutta la grande famiglia Tekken, giocabilità al massimo. È stato uno dei titoli di lancio, se non sbaglio, della PlayStation 2, e tanta gente si è convinta a comprarla proprio grazie a questo gioco qui. Quindi, che dire, è un ottimo titolo che ancora oggi non sente molto il peso degli anni, devo dire, e questo è un enorme pregio. È un enorme pregio, anche perché ormai un gioco come questo possiamo già cominciare a quasi a chiamarlo retro gaming. Quindi, insomma, è un grandissimo pregio il fatto che gli anni ti suoi se li porta bene. E poi, ultimo gioco, questo è bellissimo, Sega Superstar Tennis. E cioè è stupido, nel senso che è un giochino leggero leggero, però cioè quando vai vi ricapita di vedere Sonic che gioca a tennis con Amigo o le scimmiette qui di come si chiamava il gioco? Ah, non mi ricordo, vabbè, insomma, del giochino delle scimmie di Monkey Ball, Monkey Ball. No, a parte gli scherzi, no, però è un gioco di tennis, cioè è arcade, si vede che è arcade, è poco profondo, molto immediato e divertente, in due o in quattro è devastante, uno o due giocatori, ah no, ok, in quattro non si poteva, però in due, in coppia, uno, cioè bellissimo, veramente, da giocare assolutamente in multiplayer. Perché ne vale tantissimo la pena. E c'erano una buona varietà di personaggi, le trasformazioni dei personaggi addirittura.
parecchi venivano da Sonic, perché c'era Sonic, Amy, Eggman, Tails e Shadow, 5, più 2 o 3 stage solo dedicati a lui, però vabbè, è il capo, quindi. Però molto bello, dicevo, molto immediato. A difficoltà più alte diventava anche abbastanza impegnativo. E mai glitchato, mai, non aveva mai problemi tecnici evidenti. Colonna sonora molto molto bella. Poi vabbè, riprendeva temi classici dei giochi Sega, quindi per chi è un po' più grandicello evoca anche tanti ricordi. E anche questo ne vale molto molto la pena. C'è pure la controparte Xbox 360 e PlayStation 3, e non so quanto siano migliorate rispetto a quella della Play 2, anche perché sono usciti insieme. Però secondo me un gioco del genere risulta più bello su una console più vecchia. Non lo so. Ho questa impressione, anche perché non, onestamente non credo che ci siano enormi differenze a parte nella grafica. Quindi a quel punto tanto vale avere la versione Play 2. Ma in caso, se non doveste riuscire a recuperarlo, se vi incuriosisce, non lo riuscite a recuperare per Play 2, ve lo straconsiglio comunque, anche se lo trovate per quelle di nuova generazione, perché è veramente divertente, soprattutto se ci giocate con un amico. Veramente. Ah, ecco, forse nella Play 3, nella Xbox 360 c'era che si poteva giocare in 4. Boh, può darsi. Perché sarebbe fenomenale in quel modo. E niente, dunque, questi erano 10 giochi a caso della Play 2. È probabile che ci ritorno, tanto ne ho parecchi, quindi potrei anche decidere di farli tutti. Però a quel punto gli ultimi 10 non sarebbero più a caso. Vabbè. Ci penserò, ci penserò. E niente, quindi questo era il primo episodio e ci si vede ad una nuova puntata delle cose a caso. Ciao!